nel cuscino. Buono, buono. Molto bravo, Hit, l'hai domato, eh? Spero che il prossimo si rompa una zampa. Ciao, Hit. A vederti sembrerebbe facile. Come va, vecchio mio? Passavo e ho pensato di fermarmi per un saluto. Ti ricordi del tempo in cui eravamo a Tucson e tu facevi il domatore di cavalli? Guarda, cosa vuoi? Beh, ti ho detto che passavo di qua e che... Ok, a dire la verità non passavo per caso. Il fatto è che vengo a chiederti un favore. Vuoi ancora denaro, Ward? Mi conosci abbastanza, vero? Certo, Ward, ti conosco. Bene, mi dai un centone, Hit? Ho in programma di sistemare quel mio vecchio ranch. Con la stessa scusa, il mese scorso mi portasti via $50. Peccato che non ricordo le storie che racconto. Saluta Nora da parte mia. Hit, io ho davvero bisogno di quel denaro. Ok. Però te lo devi guadagnare. Come? Dimmi. Doma quel cavallo. Dici sul serio? Beh, se la metti così. Appunto. D'accordo. Dave, ora il signor Whitecomb lo monterà. Va bene, Hit. Chiamate il dottore, presto! Pensavo che avessimo assunto Dave proprio per domare i cavalli selvaggi. Nick, caro, ora basta. Chi è? Non è una cosa seria, vero? Ancora non si sa. Mamma, questa è Nora, la moglie di Ward. E questo è mio fratello. Come va? Mi dispiace. Com'è successo? Beh, è stata un'idea mia. E dov'è ora? Ah, ecco il dottore. Dottore, la signora Whitecomb. Come sta, signora Whitecomb? Ward guarirà, vero, dottore? Beh, questo è un po' presto per poterlo dire. Che cos'ha? Le gambe sono paralizzate.
Potrebbe trattarsi di una condizione temporanea, una vertebra leggermente fratturata che poggia su di un nervo. E solo il tempo potrà darci una risposta. Pensa di poter fare qualcosa? Molto poco per il momento. Gli ho somministrato un analgesico per alleviare il dolore e aiutarlo a dormire. Non bisogna spostarlo, non per il momento almeno. Posso vederlo? Ma certo. L'accompagno da lui. Bene, ripasserò domani. Grazie, dottore. Arrivederci. Buongiorno. Aveva mai montato un cavallo selvaggio? Sono incidenti, Nick. Non mi hai risposto. Non lo so. Non lo sai? Metti un uomo su un cavallo come quello e non lo sai. Non essere così aggressivo. E... Va bene, io ammetto di essere stato troppo duro. Piano, bello mio, piano. Fa piano. Che vuoi fare? Buono, buono. Questo lo spezzerò. Attento. Ti farai male. Pensi che ti possa servire? Silas ti ha preparato da mangiare. Non ho fame. Heath, è stato un incidente. Nick ha ragione, non dovevo farglielo montare. E perché, allora? Non ne ho potuto più delle sue continue richieste di denaro. Volevo che lo guadagnasse. Beh, l'ho fatto e poi... Quanto gli hai dato finora? Circa 300. Perché? Perché è un vecchio amico. Ed è l'unico motivo. Un paio di mesi fa, quando arrivò a Stocktown e rilevò la vecchia proprietà Palmer, non la smetteva di raccontare che l'avrebbe messa a posto. Io lo sapevo che barava. Ma vedi, quando sei cresciuto con uno, quando hai lavorato con lui, cavalcato con lui, devi fare qualcosa. Ma tu non gli dovevi niente. Certo, però sentivo di doverlo aiutare. Non puoi sapere com'è Ward. Lui non ha mai combinato niente. Ha tentato qualche volta? Sì, un paio di volte, ma ha finito con il perdersi, inseguendo sogni di ricchezza. Mi diceva sempre che un giorno, diventati ricchi, l'avremo finita con la terra. Però non c'è mai riuscito. All'improvviso i sogni di Ward sono diventati realtà, non per lui, per te. Ed ora ti senti in colpa. Stanno così le cose, vero? Non lo so. Credo che Ward lo sappia. Io sono convinta che lui ti stia facendo un ricatto morale. E adesso io? Che cosa ti è preso? Oh, niente, mi è venuta voglia di ridere. Ridevamo per niente, ricordi? Era un continuo ridere, Nora. Tu lo fai ancora? Da solo? Oh, andiamo, cara, allegra. Fra poco sarò fuori da questo letto e mi metterò in piedi in un batter d'occhio. Ne sono sicura. E sai cosa faremo dopo? Cosa? Mi è venuta in mente un'idea curiosa. Ti vestirò a nuovo da capo a piedi. Poi andremo a San Francisco a divertirci. Non è una bella idea? Oh, sì. Sarebbe bello. Naturalmente lì combinerò qualche affaruccio. C'è gente giù nel Montana che potrebbe essere interessata a quella partita di legname. Me ne parlava Chad Martin. Sai, se potessi... indurre qualcuno a investire del denaro, potrei diventare suo socio. Tu mi capisci, vero? Se lo pensi... sarà anche possibile. E poi noi ci compreremo un'estensione di terreno come questa. Non è un bel sogno, Nora, che ne dici? È un'idea stupenda avere una proprietà come questa. Oh sì, ci sarà il modo di prender parte a quest'affare di Shad. Non perderò questa occasione. Lo dico sul serio, cara. Certo, Ward.
sicuro lo farò. Nora. Ho visto il dottore andar via. Che ha detto? Domani Ward può tornare a casa. A casa? Mm-hmm. Ma se resterà qui potrà avere tutte le cure necessarie. Beh, a casa può ricevere le stesse cure. Non possiamo disturbarvi più a lungo. Non vi preoccupate. Oh, va bene. Ma credo che Ward si sentirebbe meglio se fosse a casa. Per quanto mi riguarda, vorrei tornare alle mie faccende e alla mia cucina e... Beh, lei sa che tipo di chioccia sono. Non si preoccupi per noi, andrà tutto bene. Capisco. Oh, è sveglio. Vuole vederlo? Ehi, hey, It! Buongiorno. It! Senti un po'. Dovrei parlarti un momento. Gli dica che verrà fra poco. Che disastro. C'è una settimana di lavoro arretrato. C'è lo steccato da riparare. Una squadra di uomini deve lavorare a Long Meadow. Abbiamo 4-5 cavalli da domare. Poi McCall dice che se non portiamo quelle vacche al pascolo... Amico, ma tu non mi stai ascoltando? Eh? Oh, scusami, Nick, io ero... Senti, It, e cerca di non fraintendermi. Vedrai che si riprenderà. Un sacco di gente era in condizioni peggiori delle sue. E ora è perfettamente sana. Ne conosco altri invece che... Ci vorrebbe un po' di fuoco qui dentro. Piano, fate attenzione. Avrei voluto dare un'aggiustatina qui, ma sai come sono. Non fare oggi quello che puoi rimandare a domani. Ehi, hey, che cos'è? L'ho portata stamattina per te. Grazie infinite, vecchio mio. Provala. Ah. Eccoci qua. Beh, facciamo una prova. Uh-huh. Ah, va proprio bene, non ti pare? Mi domandavo come sarei andato in giro. Beh, ora è meglio che me ne vada. Grazie, Nick. Oh, di niente. Ci vediamo a casa, eh? Sì. Grazie di tutto, Nick. Uh-huh. Ehi, Nora, perché non tiri fuori quella bottiglia e offri da bere a It e a me? Un'altra volta, Ward. Oh, andiamo, su. Sembra che torni da un funerale. Ward! È proprio così. E anche tu. Ah, lo so quello che stai pensando. Povero Ward. Costretto su una sedia a rotelle per il resto della sua vita ed è tutta colpa mia. Ward, per favore. Non ti illudere, amico. Prima di tutto non è stata colpa tua. Non del tutto, almeno. E poi... verrò fuori da questa storia prima di quanto tu creda. Ah, in realtà è da un po' che avevo intenzione di parlartene. Quel cavallo devi tenerlo da parte per me. Quei soldi voglio guadagnarmeli, ok? Certo. Ci vediamo domani. D'accordo, allora. Scusami. Oh, no, It, no. I $100 che gli avevo promesso per montare il cavallo. Non per montarlo, per domarlo. Così mi ha detto Ward. Ma come ce la farete? Non lo so. Il problema è nostro. Di Ward è mio, non suo. Salve. Lasciatemi solo. Questo vale anche per te, vecchio mio. Io non ce l'ho fatta a domare il cavallo. Ma non lascerò che una piccola vecchia sedia a rotelle mi scaraventi a terra. Thank you.
Ammetto di aver bisogno del tuo aiuto. Volevi che aggiustassi il pavimento, perché qualcuno non cadesse. Vorrei sdraiarmi ora. Certo. Tutto bene, Heath. Solo un minuto. Ci penso io. Paga subito o lo metto nel conto del ranch? Il ranch non c'entra. Conosce la signora Whitecomb? Sicuro. Se venisse a comprare qualcosa gliela dia, poi pagherò io. Ho saputo che cosa è successo al ranch. Spiacevole, vero? Già. Salve, Heath. Salve. Cosa c'è? Beh, ho sentito che Ward diceva di voler fare qualche lavoretto e ho pensato che intanto potevo cominciare. Buongiorno. Buongiorno, Heath, Ward. Non può farlo, lei ha già tanto lavoro da sbrigare. Va bene, Nora, non discutiamo. Beh, io... Ward... Cara, conosci Heath? Testardo come un mulo. Se si è messo in testa un'idea, io non ci posso fare niente. In ogni modo, non nelle condizioni in cui mi trovo. Una tazza di caffè prima del lavoro? No, grazie. Servi aiuto? Stia attento a non farla scivolare. Oh. Attenzione alle dita. Ci baderò. Oh, penso che farei meglio a passare dietro la casa. No, aspetti. La ci faremo. Salga qui. Buongiorno, Nick. Oh mio Dio, non c'è un gran buon umore in giro stamattina. It c'è? Inutile chiedere dove sia, ah, vero? Certo no. Quanto durerà questa storia? Ogni giorno se ne va dai White. Oh, Nick, abbi pazienza con lui. Pazienza? E fino a quando? C'è un sacco di lavoro. Non prendertela, Nick. Senti chi parla. Nick ha ragione. E dal momento che ti mostri così pacato, perché non rimani a dare una mano invece di andare a San Francisco? Calma, bambina. Silas! Che cos'è che vuoi? Ancora prosciutto. Nick, eccolo qui. Devo fare il lavoro di due uomini, per cui ho diritto al vitto di due uomini. Assolutamente. Oh. 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 Ah. Ciao, Nora. Ciao, Ben. Ogni giorno sempre più carina.
Dov'è Ward? Sta riposando. Sono in città da ieri sera. Ho saputo. Un bel guaio, eh? Non avresti una tazza del tuo buon caffè? Me ne ricordo dal tempo in cui tu, Ward ed io stavamo ad Endtown. Il tuo caffè. Grazie. Chiamo Ward. Un momento, Nora, devo parlarti. Senti, sono venuto a Stocktown per vedere se Ward poteva restituirmi i soldi che mi deve. Soldi? Quali? Immagino che non lo sapevi. Beh, si fece prestare 50 sacchi quando voi due lasciaste in town. Purtroppo non sapevo cos'era successo. Dovrò metterci una pietra sopra. No, invece ne riparleremo. Riavrai il tuo denaro. Deve essere dura per te, senza un uomo accanto. Voglio dire, un uomo che ti aiuti. Sai cosa stavo pensando? Potrei restare a darti una mano. Se hai una stanza, abiterò qui con te. Ti sto proponendo il modo di come recuperare quei soldi. Un modo diverso. Lasciami! Lasciami! No! No! Nora! Lasciami! Nora! Basta! No! Nora! Nora! Scusami, amico. Non sapevo di essere arrivato dopo di te. It! Non sento nulla. Oh, quello è un whisky jack. Un che? Un whisky jack. Sono creature noiosissime. Sono capaci di rubare la carne di maiale dalla padella rovente. Ascolta. Dove l'hai imparato? Beh, devi sapere che ero campione di fischio per uccelli della contea di Calaveras a soli 10 anni. Davvero? Posso imitare 20 specie di uccelli. Ho imparato dagli indiani. Anche il tuo è un suono gradevole. È bello ridere.
Grazie per avermi accompagnata in chiesa, It. Di niente. In queste due ultime settimane sei stata troppo sacrificata. Essere imprigionata non è un sacrificio per me. Lo sai, sono una chioccia. Lo siete quasi tutti. It, non voglio che tu continui a frequentare la nostra casa. Ward si sta abituando a te. Basteranno due settimane, Nora. Ma quando finirà? Tra due mesi? Due anni? Non finirà se Ward non lo decide. Tu lo conosci. Sai come riesce a intrappolare tutti. Anche te? Può darsi, credo proprio di sì. Ma sei rimasta con lui per quasi 5 anni. Quando l'ho visto la prima volta, non avevo neanche 17 anni e lavoravo già in un salone. Qualsiasi cosa sarebbe stata migliore. E poi mi amava, It. Ed era tutto per me. Stammi lontano. No, finché starà su quella sedia. Ti prego, It, tu devi farlo. Nora, io non so come finirà. Ma non qui. Né ora. Birra, Milton. Subito, signor Barkley. Se Whitecomb non può camminare, non significa che non veda quel che succede in quel ranch ogni giorno con i Barkley. E allora perché non fa qualcosa? Che può fare? Io lo so quello che farei se un tipo gironzolasse intorno a mia moglie. Sbaglieresti anche tu senza accorgertene. Immagino che qui non puoi uccidere un Barkley e farla franca. Nemmeno un mezzo Barkley. Anche se ti ruba tua moglie. Bene. Suppongo che voi stiate parlando per me, allora. Io non sprecherò tempo a dirvi di smetterla. Alzati. Tu. Che io? Già, tu. I piedi. Ecco. La pensiamo allo stesso modo, Barkley. Mi chiedevo da dove venisse questo puzzo. Avanti, fuori. Se preferite continuare il discorso fuori, accetto volentieri. Questo vale anche per te, ragazzo. Allora? Preferiscono rimanere soli. Ok, fuori tutti. Ehi, Milt. Dammi un whisky, questa volta. Buongiorno, signor Parsi. Gentile a passare di qua. Si accomodi. Posso offrirle qualcosa? Tè, caffè? No, grazie. Se non le dispiace, signora, verrei subito al punto in questione. Mi dica. Signora Barkley, ieri sera alla riunione del Consiglio dei Diaconi della Chiesa abbiamo discusso lo scabroso caso di It. Il caso di It? E che cosa sarebbe mai questo caso di It? È deprecabile lo spiacevole fatto di domenica scorsa, quando It ha accompagnato la signora Whitecomb in chiesa. Continui. I diaconi hanno ritenuto che, stando a tal punto le cose... A quali cose allude? Avrà di certo sentito delle voci. No, signor Parsey, riguardo all'argomento di questa conversazione non ho sentito alcuna voce. Mi dispiace, signor Parsey.
Signora Barclay, lei mi mette in grave imbarazzo. Questa è la mia intenzione, perché io non mi abbasserò a sguazzare nel fango in mezzo a presuntuosi, falsi e untuosi bigotti. Signora Barclay! Il reverendo Stacy è informato di questa visita? Veramente no. Ma lui non è che un servitore della congregazione. Allora sarebbe questo. La cosa mi lascia sorpresa, come sorprenderà il reverendo Stacy quando gliene parlerò, poiché suppongo che lui abbia la convinzione di servire un potere molto più alto e anche più degno. Buongiorno, signor Percy. Signora Barclay, l'ho forse offesa? L'assicuro che lo ha fatto. E le consiglio di andare via alla svelta, più presto che può. Ma... buongiorno. Posso aiutarti? Con molto piacere, Laura. Ok. Solleva quell'asse. D'accordo. Bella giornata, eh? Già. Perché non bevi con me? Avanti. Una cosa... niente. Che significa? Siamo agli ultimi due giorni. Non voglio che Nora sappia. Non ancora, almeno. Che cosa? Ho smesso di illudermi. Non mi muoverò più da questa sedia. Oh, Ward, non dirlo neanche. Lo so che non dovrei sentirmi così, ma... ripensandoci... Nora e io non possiamo continuare a vivere qui, dipendendo da te per ogni cosa. Non preoccuparti. Tu sei stato grande, eccezionalmente grande. Ma io... ti faccio vedere una cosa. Ecco. Dagli un'occhiata. Avanti, voglio che lo leggi. Con un mio amico, Shad Martin, ne stavamo parlando prima dell'incidente. Legname? Già. Ce n'è per 10 milioni di piedi e sta aspettando di essere tagliato e venduto alle miniere di Butte. Lui ha già un'opzione sulla merce. Quello che gli serve ora è un piccolo capitale per equipaggiarsi e per cominciare il lavoro. Qui c'è tutto, aprilo. Leggi. È una cosa solida, è un'occasione unica. Che capitale occorre? Oh, io otterrò il 50% a basso interesse. Tu sai quanto pagano il legname le miniere del Montana? Questo è importante. Chad sa come stanno le cose. Quanto, Ward? $5,000. $5,000? Io non ho intenzione di vivere di carità per il resto della mia vita, Heath. Ma io non possiedo questa somma. Tu no, ma la tua famiglia sì. Può darsi, ma io... non intendo riproverarti per quello che è successo. Già te ne stai facendo troppo una colpa.
Io non dovevo montare quel cavallo. E tu sapevi che io non ero capace. E cosa poteva succedere? Certo, in modo meno grave di quanto è stato, comunque. 5.000 sono un mucchio di soldi, lo so. Forse troppi. O non abbastanza. Non conosco il prezzo di un paio di gambe. E tu? $5.000. Sto chiedendo troppo, lo so, e senza averne il diritto. No, aspetta, non è il caso di fare questo tipo di discorsi. È giusto. Non è un problema solo tuo, Hit, ma di tutti noi. Ma perché non parliamo di ricatto, invece? Non penserai che gli dobbiamo qualcosa? No, non dico questo. Lui si sta servendo di Hit, il quale, dopo tutto, non lo ha costretto a montare quel cavallo. Inoltre, che dice che non camminerà più? Il dottore, forse? Non ha neanche detto che ricamminerà. Quindi, Hit, per me puoi contare su quei soldi. Grazie, Jarrod. Allora? Odra. Nick ha ragione, è un ricatto. Ma se Hit desidera il denaro... Tu, mamma, che ne dici? Nora è al corrente, Hit. Non so, ne dubito. Penso che potrebbe essere d'accordo. La scelta è fra questo o ritornare al saloon. Bene. Jarrod, vuoi andare alla banca con Ita a prelevare il denaro? Grazie. Vai da qualche parte? Esco per un po'. Già, non vuoi esserci quando Ita verrà col denaro. Mi vergogno, Ward. Mi vergogno per te che accetti questi soldi e per me che te lo permetto. Perché non cerchi di impedirmelo? Credi che potrei? Chissà. Se tu volessi. Ma non lo vuoi. Nora, io so quel che sta accadendo. Io so che ti sei innamorata di Hit. Di che stai parlando? No, non t'accuso. In realtà ti comprendo. No, non posso crederti. È così. Oh, tu non avevi intenzione di innamorarti di lui, ma è andata in questo modo. E sai bene che non c'è che un rimedio. Partire, non rivedere Hit mai più. Ed è per questo che accetterai quei soldi. Ora vai a passeggiare. Tu sapevi quello che stava accadendo e non hai fatto niente per evitarlo. Credi che ci abbia provato gusto? Certo. Direi di sì. Già di ritorno? Senti, te ne avrei parlato una volta trasferiti nel Montana. Ma in fondo non importa. Quel che veramente conta è che Hit non lo sappia. Non puoi fare questo, Ward. Oh, andiamo, svegliati, Nora. Ho chiuso gli occhi di fronte a un sacco di cose, dicendomi ogni volta che non valeva la pena. Ma non questa volta. Non puoi fare questo a Hit. Se tu non glielo dici, lo farò io. Nora, sta a sentire. Ci manca molto poco. Proprio molto poco per ottenere ciò che noi vogliamo, capito? Ma quello che io ho sempre desiderato lo abbiamo trovato qui dentro. Questa baracca? Certo. Sono rientrata per dirti una cosa. Per scongiurarti di non prendere quei soldi da Hit. Ward, noi potremmo cavarcela bene da soli qui. Oh, no. Non passerò il resto della mia vita razzolando nel sudiciume per vivere. Non vuoi il denaro? Va bene, non prenderlo. Ma io me ne andrò. Ti prego. Perché non te ne torni in quel saloon dove ti ho pescata? Quello è il posto per te. Mm.
Vado da It. Gli dirò tutto. Bada, Nora. Guai a te. Lasciami. Guai a te se tu parlerai. Lasciami. Non volevo dire. Voglio andare. Non ti lascerò andare via. Non parlerai a It. Promettilo. Non parlerai a It. Non andrai, Ward, da It. Me lo prometti. Respirare, Ward. Lasciami andare. Tu promettimi di non andare da It. Non devi parlargli. Non ora. Mai tu. Nora. 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 Ward. Nora. Nora. Oh, no. Nora. Entra. Lo hai portato? Già. Grazie, amico. Dov'è Nora? Penso che sia uscita per una passeggiata. Ah. Buona fortuna nel Montana. Ti ringrazio. Vuoi salutare Nora per me? Certo, sta sicuro. Heath. Eh? Togliti il cinturone, vecchio mio. E buttalo in terra. Sbrigati. Da quant'è che cammini? Da qualche giorno. Ward, dov'è Nora? Là, sul divano. È morta, It. Cosa? Non volevo farlo. È stato un incidente. Ma tu non mi crederai. E come te nessun altro. Così credo che dovrò ucciderti. Lo devo fare. Inventerò una storiella buona per lo sceriffo. Li ho sorpresi insieme tu e Nora e ho perduto la testa come qualunque altro marito. Mi dispiace, It. Ward, ma è viva? No. Non sperare di farmi cadere in un tranello. Vieni qua, guarda tu stesso. Dai, avanti, guarda. In un modo o nell'altro riesco sempre a combinare guai. Già, in un modo o nell'altro.
Quando uno prova tanti posti e tante case, sta bene ovunque. Non puoi partire. Questo posto non è per me. Mi sono sforzata di credere che lo fosse e stavo sul punto di convincermene. Sai, Ward mi accusava di essere innamorata di te. Io negavo, ma lo facevo goffamente, perché non ero sicura. Adesso però so che tutto ciò che voglio è che Ward diventi un uomo simile a te. Tu l'hai sempre amato. Chi lo sa? Io ancora non riesco a capirci niente. Di sicuro so che non sono stata certamente presa in trappola da Ward. Non c'è nessuno che possa prendere in trappola un altro. Ognuno si lega da solo e si libera da solo. Ecco, io ora sono libera. E sono sicura che la smetterò di sperare che un giorno Ward possa cambiare. E se questo accadesse? Beh, non è andato lontano. Si trova a Denver. E se fosse come supponi, dico, se lui cambiasse veramente, io ci sarò. Andiamo.